Stand Bologna, grazie di essere qui, e ci parla proprio del Red Flags che ci possono aiutare nella diagnosi rapida, più precoce possibile, delle malattie cardiovascolari. Prego Raffaele, grazie. Ringrazio l'organizzatore e l'associazione per il gratissimo invito. E all'inizio faccio il discorso all'inizio della mia presentazione. E ci siamo appassionati a questo ambito della patologia grazie soprattutto a una collaborazione con l'amico Carelli, che dura da oltre 20 anni, e anche se ovviamente la passione di Carelli è cresciuta esponenzialmente rispetto alla nostra. La complessità della caratterizzazione delle correlazioni genotipo-fenotipo, che abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, ovviamente si riflettono anche nell'ambito neuroradiologico e più estesamente nell'imaging. Pur avendo diversi strumenti a disposizione. Strumenti a disposizione, quelli tipicamente neuroradiologici, TAC, risonanza magnetica, quella medicina nucleare, PET e SPET. Di questi strumenti sicuramente, come vedrete nel corso della mia presentazione, è quello più rilevante, la pratica clinica e anche nello studio dei meccanismi fisiopatologici di queste malattie così eterogenee, sicuramente la risonanza magnetica. Medicina nucleare fornisce importanti informazioni, però è una metodica invasiva che certamente non è adatta alla popolazione pediatrica. Una larga parte nonostante gli sviluppi tecnologici della risonanza magnetica, una larga parte dei pazienti con malattie mitocondriali hanno quadri di questo tipo, cioè quadri perfettamente negativi, quando prevale frequentemente il fenotipo, ad esempio muscolare, oppure quando abbiamo pazienti con neuropatia ottica di Leber, in cui prevale un disturbo piuttosto selettivo a livello della via ottica anteriore. È difficile dire quali sono o sintetizzare quali sono i criteri neurologici che più ci aiutano nel sospettare la diagnosi di questa malattia ed eventualmente anche dei diversi sottotipi. Vedete che alcuni elementi che frequentemente semiologici ricorrono in diverse forme di malattie mitocondriali sono piuttosto specifici, come l'atrofia sia corticale, cerebrale che cerebellare, mentre invece forse ormai siamo abituati a pensare a malattie metaboliche, specificamente mitocondriali, quando troviamo alterazioni bilaterali, meglio se simmetriche della sostanza grigia profonda, che è anche della base e preesteme, e episodi stroke-like che non corrispondono a territori vascolari. E da qui voglio partire. Molte, anche diciamo in centri non di terzo livello, il neuroradiologo inizia a frequentemente a sospettare malattie Mendes quando trova quadri radiologici che lo mettono in sospetto, soprattutto per la non aderenza di lesioni, ad esempio presunte lesioni ischemiche e territori vascolari. Lo sviluppo di queste lesioni nel MEAS, come sapete, è frequentemente abbastanza stereotipato. Vi voglio illustrare con lo stile un paziente che con Carelli abbiamo seguito per quasi una decina d'anni. Questa è la prima risonanza che a 18 anni fa questo giovane paziente. Un quadro, vedete, morfologico perfettamente negativo, non ci sono alterazioni di segnale, non ci sono segni di atrofia, anche se clinicamente il ragazzo presentava frequenti crisi di emicrania con aura prolungata e presentava un'attività elettrica nelle regioni posteriori alterata. Se non ci sono alterazioni dal punto di vista strutturale, invece vedete dal punto di vista metabolico, già in questa fase iniziale e pauci sintomatica malattia, vedete le chiare alterazioni del metabolismo. Con la spettroscopia di risonanza magnetica localizzata sempre nei giorni posteriori possiamo rilevare diversi metaboliti, in particolare lattato, che in soggetti normali è presente ma in concentrazioni troppo basse per essere rilevato in vivo, e vedete questo invece questo chiaro picco patologico nel paziente, in questo caso associato ad una riduzione del marker neuronale N-acetil aspartato, che noi interpretiamo in assenza di segni di atrofia o di lesioni come effetto di una alterazione del metabolismo che porta alla sintesi. Questo è lo stesso ragazzo dopo 7 mesi, dopo un altro episodio di crisi di emicrania con aura prolungata, lo stesso quadro, morfologia negativa, mentre invece vedete vi è una chiara alterazione del metabolismo, in particolare accumulo di lattato. Solo dopo ulteriori 15 mesi compare la prima lesione,
Prima lesione, diciamo, stroke like, perché nel frattempo la diagnosi l'avevamo già fatta, dal punto, Carelli l'aveva già fatta dal punto di vista genetico, apparteneva, se non ricordo male, a una famiglia con 3243. Vediamo un'alterazione di segnale nei giorni posteriori occipitali e un quadro di questo tipo non ci permette a una prima vista un'esclusione di un quadro vascolare, e il territorio vascolare, questo della cerebrale posteriore di destra, anche che deve essere se vascolare occluso in un tratto piuttosto prossimale, quello che può far sospettare senza altri elementi semiologici di rilievo una lesione non vascolare, che i ganghi della base, in particolare il talamo posteriore, è perfettamente indenne. Questo ve lo voglio confrontare invece con una paziente di cui a lungo è stata sospettata una malattia di Mehlas, che presenta a distanza di 5 mesi, non abbiamo visto in coincidenza il secondo episodio, un infarto, alterazione almeno di segnale delle regioni vedette posteriori. Questo cerchiato in verde è il secondo infarto precipitale. Vedete che rispetto al caso di prima abbiamo un maggior coinvolgimento a livello della sostanza bianca più profonda, assente nel paziente invece Mehlas precedente, e poi abbiamo un interessamento dell'alterazione di segnale della porzione più posteriore del talamo, indicativo di un fenomeno ischemico che è interessato alle porzioni più prossimali dell'arteria cerebrale media di destra. E in questa paziente è stata esclusa la malattia mitocondriale, è stata esclusa la mutazione 3243. L'unica associazione che è stata trovata è stata una celiachia, peraltro asintomatica da un punto di vista gastrointestinale. Questo è il nostro paziente, dopo un anno circa aver sviluppato lesione occipitale di sinistra, sviluppa, vedete, un'analoga lesione controlateralmente, se si acquisiscono immagini pesate in diffusione ci possono essere degli elementi semiologici che ci devono fare sospettare la non origine ischemica vascolare di queste lesioni. Non so se si vede all'immagine di diffusione, in particolare queste mappe di diffusione, noi troviamo delle zone più nere, indice di una lesione più recente associata a zone più bianche in un edema vasogenico che è successivo. Una caratteristica tipica di lesioni stroke-like nel Mehlas è quella di una progressiva evoluzione della lesione, prevalentemente corticale e anche con interessamento di sostanza bianca sotto corticale, che può andare avanti anche per settimane. Questo è lo stesso del paziente. Un nuovo episodio che, se guardate soltanto l'immagine centrale pesata in diffusione, potrebbe far sospettare semiologicamente una CJD, ad esempio. Sembra una lesione molto limitata alla corteccia, però l'immagine flare vedete che vi è un interessamento anche della sostanza bianca sottocorticale e restrizione in fase acuta di una parte almeno della lesione. Questo è quello che ovviamente la sostanza grigia, sia in particolare corticale, è la struttura più colpita nella malattia di Mehlas. Questo vedete un tipico esito di lesioni con queste abbastanza tipiche, anche se non specifiche del Mehlas, ma di malattie mitocondriali, lesioni microcistiche corticali. Non tutti i pazienti Mehlas hanno un quadro di questo tipo, che è relativamente più di facile riconoscimento dal radiologo. Questi sono due soggetti di una stessa famiglia, dove vedete nelle immagini pesate in T2 alterazioni che noi riflettiamo come vascolari croniche, sia periventricolari, la sostanza bianca periventricolare che sottocorticale, un'atrofia cerebrale importante e un'atrofia cerebellare molto rilevante in entrambi i casi. Nonostante la eterogeneità del quadro morfologico, quello che accomuna dall'80-90% i pazienti con la mutazione Mehlas, in particolare 3243, è, come detto, un'alterazione del metabolismo. Il lattato prodotto dai tessuti tende a essere accumulato ai ventricoli, per questo motivo noi ed altri, nei nostri protocolli, tendiamo a studiare la concentrazione di lattato nei ventricoli, posizionando una regione di interesse nei ventricoli laterali. Ovviamente queste alterazioni del metabolismo lo possiamo, come l'acido lattico venoso, lo possiamo trovare in diverse forme di malattie mitocondriali, e questo è forse l'unico esempio in cui un accumulo patologico di lattato è associato a un'alterazione metabolica del metabolismo che possiamo rilevare in vivo durante l'esame di risonanza magnetica. Questo paziente, un bambino, un
giovane paziente di 12 anni di vita che con una grave ritardo circolatorio, vedete alterazione dell'amenizzazione, dilatazione delle ventricole, atrofie prevalentemente corti della regione frontale, in cui c'è un picco, un metabolita che normalmente non deve essere presente, che è il succinato che si accumula come conseguentemente al deficit di attività del complesso 2. Le alterazioni metaboliche che rileviamo a livello cerebrale correlano piuttosto bene con i parametri biochimici periferici. Questo vedete una buona correlazione tra lattato venoso e lattato ventricolare. La quantità di lattato presente presente nel tessuto, nei ventricoli di questi pazienti, può fornire informazioni di ordine predittivo sullo sviluppo o meno di segni clinici. Questo è uno studio di una casistica piuttosto ampia di Di Mauro, e in cui pazienti con lattato più basso tendono più tardivamente a sviluppare dei segni clinici, e come vedete la concentrazione di lattato ha una discreta correlazione con la scala clinica con cui vengono valutati questi pazienti. Abbiamo selezionato un sottogruppo di pazienti con la mutazione 3243 senza, che non presentavano segni di episodi stroke-like, e le zone con una tecnica di vostro base morphometry che ci permette di confrontare gruppi di soggetti sani con il gruppo dei pazienti. Le zone rosse sono quelle dove è maggiore atrofia, e come vedete, come ci si può aspettare, le zone più fragili, le zone più colpite da atrofia in questa patologia, che sono anche la sede preferenziale di episodi stroke-like, sono le regioni prevalentemente posteriori a livello cerebrale. Queste valutazioni trovano in particolare il grado di densità della sostanza grigia cerebrale, corticale cerebrale, trova una correlazione inversa con il lattato venoso, e su questo dovremmo ragionare e speculare, ho trovato una correlazione diretta con la concentrazione plasmatica di arginina, cioè più basso è il livello di arginina, più grave è l'atrofia in questi pazienti che non avevano presentato nessuno di questi episodi stroke-like. Questo è uno forse tra i più eleganti studi di PET che sono stati pubblicati, con un sistema molto accurato di clamping del glucosio. Vedete che il metabolismo, il consumo di ossigeno è più marcatamente ridotto nelle regioni posteriori dei pazienti MELAS, così come il consumo di glucosio si concentra prevalentemente nelle regioni, la riduzione del consumo di glucosio nelle regioni posteriori. Forse sempre tornando alla popolazione, alla nostra popolazione, senza, in assenza di stroke-like, pazienti MELAS, vedete che le alterazioni di tipo degenerativo più severe non le troviamo e consistenti a livello cerebellare. Tutto il cervelletto, soprattutto la porzione superiore, lobi superiori, sono colpiti da una profonda atrofia cerebellare che anche in questo caso presenta una correlazione diretta con i livelli di arginina plasmatica, cioè tanto più bassa è la densità della sostanza grigia cerebellare, tanto più bassi sono i livelli di arginina nel sangue periferico. Cambiando capitolo, molta esperienza in generale neurologica viene nell'ambito della caratterizzazione di pazienti di età pediatrica con difetti complesso 1. Questa è una revisione della casistica fatta dal gruppo del professor Munich, e i deficit di complesso 1 devono essere sospettati quando si rilevano alterazioni bilaterali simmetriche a livello del brainstem, come vedete. Frequentemente queste sono associate a lesioni striatali, che in genere non sono presenti, o non c'è questa associazione in pazienti con deficit genetici, che provano un difetto della piruvato idrogenasi o della tRNA per la leucina. Infine, pazienti che presentano maggiori alterazioni alla sostanza bianca, con un quadro definito di leucocitopenia necrotizzante, sono già i pazienti portatori di mutazione, deficit complesso 1, portatori di mutazioni a livello del DNA mitocondriale. Quello che hanno in comune tutti questi pazienti in genere, quasi nella totalità dei casi, è un'alterazione del metabolismo definita, rilevata con un aumento del lattato. Una certa parte di pazienti con sindrome Kensai presentano quadri abbastanza simili a quelli che vi ho mostrato. Questo è un nostro paziente del dottor Carelli, il professor Carelli, che abbiamo seguito nel tempo. Vedete a
a livello sovratentoriale un'iperintensità della sostanza bianca che caratteristicamente interessa la sostanza bianca immediatamente sotto la corteccia, quindi le fibre U, e tende a risparmiare, almeno in fase iniziale, la sostanza bianca periventricolare, ha associato questo a alterazioni, vedete in questo caso bilaterali simmetriche, il tegmento mesencefalico e della sostanza nera. Alterazioni importanti del metabolismo energetico rilevato direttamente in vivo. Abbiamo seguito per alcuni anni questo giovane paziente che poi è deceduto, vedete dopo 3 anni vi è una progressione importante del quadro nel radiologico. Abbiamo sempre valutato, e anche una progressione del difetto metabolico, la linea fucsia corrisponde al lattato, vedete, intracerebrale, che aumenta progressivamente nonostante fosse stato messo in terapia con il paziente con il dopamina. L'evoluzione del quadro neuroradiologico e clinico in pazienti con deficit compresso 1 può essere simile a quella del MELAS, nel senso, questo caso esemplificativo, un sindrome di Lee in un bambino di deficit compresso 1, bambino di 6 anni, arriva alla nostra osservazione con già un esito importante, vedete una lesione necrotica dei nuclei putamini che praticamente sono assenti, associato anche ad alterazioni mesencefaliche in corrispondenza alla sostanza nigra. Dopo 2 anni torna alla nostra osservazione per la comparsa di un'iperintensità a carico di entrambi i test dei nuclei caudati, che sono aumentati di volume soprattutto a sinistra, importante alterazione del metabolismo energetico cerebrale, e questo è il follow up successivo. Questi sono altri 2 casi per il loro fenotipo LH Leber-like, che ovviamente sono stati indirizzati dal professor Carelli. Vedete che vi sono alterazioni del segnale del tronco, bilaterali simmetriche a livello della periferia quarto ventricolo in corrispondenza ai nuclei vestibolari. Questo paziente presentava alla prima osservazione una iperintensità del corpo gericolato inferiore, e non so se riuscite a vedere, in realtà aveva già un esito nel corpo gericolato controlaterale. Quindi di nuovo lesioni con deficit complesso 1, lesioni bilaterali e simmetriche, almeno nel tempo, a livello di strutture grigie del parenstema. Questo è un altro paziente con un quadro clinico Leber-like, e deficit complesso con deficit del complesso 1 che è una delle cause note di alterazione di segnale, che in questo caso è risultata reversibile a livello, vedete, dello splenio del corpo calloso. In entrambi i casi importante alterazione del metabolismo. Vediamo ora a un ambito su cui abbiamo raccolto molta casistica, quella del neuropatia ottica di Leber, sempre rimanendo in complesso 1, che è una malattia che tendenzialmente presenta un interessamento piuttosto selettivo, no? Delle vie ottiche anteriori, eppure avendo dimostrato, questo è un lavoro ormai di parecchi anni fa, fatto in collaborazione con il dottor Carelli, in cui dimostravamo che i pazienti portatori sani, asintomatici, così come nei pazienti sintomatici, vi era un deficit di metabolismo sia energetico sia cerebrale che muscoscheletrico, quindi un deficit globale. Nonostante questo, la larga parte di indagini di risonanza magnetica in questi pazienti risultano negative, o se vediamo i pazienti nell'arco dei primi 12 mesi non infrequentemente osserviamo delle alterazioni di segnale a livello del nervo ottico, come in questo caso, o del chiasma, sempre nel periodo più vicino all'esordio del deficit visivo, vedete un aumento di volume del chiasma stesso. Anche se questo è uno studio francese retrospettivo, andando a vedere pazienti con neuropatia ottica di Leber entro 12 mesi dall'esordio clinico del deficit visivo, utilizzando sequenze specifiche per le orbite, nel quasi 2/3 dei pazienti si trovavano alterazioni di segnale del nervi ottici o del chiasma. È nota da tempo l'associazione fra malattia di Leber e sclerosi multipla, che è indipendente sostanzialmente dalla mutazione patogenetica. Questo è un paziente portatore della 11778, quest'altro è un altro paziente, sempre in senso maschile, portatore della 3460. In uno studio retrospettivo multicentrico in cui diversi gruppi italiani sono stati coinvolti,
è stato visto, è stato dimostrato che di, vedete, anche se così non è enorme, 11 pazienti con Leber e sclerosi multipla presentavano un quadro radiologico, ovviamente erano stati visti in cieco, da sclerosi multipla, in termini di caratteristiche delle lesioni a stanza bianca e sede. La cosa interessante è che pazienti con Leber senza segni clinici di sclerosi multipla, vedete, un 6% presentava alterazioni invece radiologiche da sclerosi multipla, configurando possibilmente una sindrome radiologicamente, come chiamiamo, isolata. L'associazione della mutazione NND6-14459 e specifiche alterazioni, lesioni dei gangli della base, in particolare dello striato, è nota da tempo. Questo è un esempio sempre tratto dalla nostra casistica. Complessivamente, comunque, i pazienti con malattia di Leber tendono ad avere un interessamento piuttosto selettivo della via ottica anteriore. Questo è un primo studio che facemmo alcuni anni fa, in cui abbiamo studiato con una tecnica di diffusione le alterazioni microstrutturali della sostanza bianca cerebrale, e il risultato è stato quello che soltanto pazienti clinicamente affetti presentavano una lieve alterazioni microstrutturali della radiazione ottica, suggerendone una sua genesi secondaria alla degenerazione delle cellule ganglionari retiniche. Pazienti in effetti con malattie di Leber confrontati ad esempio con altri pazienti con neuropatie su base mitocondriale, come pazienti con mutazione OPA1, presentano una percentuale di zone di sostanza bianca con alterazioni microstrutturali, sempre valutate con l'imaging di diffusione, molto più limitate. Questi invece sono i risultati di uno studio che abbiamo concluso da poco, basato sull'osservazione del gruppo del professor Carelli, della dottoressa Lamorgia, del fatto che le cellule ganglionari che contengono melanocina tendono ad essere preservate in pazienti con malattie di Leber. Abbiamo messo a punto un protocollo di imaging funzionali, cui abbiamo stimolato pazienti con malattie di Leber con frequenze d'onda che più selettivamente almeno stimolano le cellule ganglionari senza e con melanossina. La luce rossa stimola le cellule prevalentemente ganglionari senza melanossina. Vedete, sono stati pazienti con forme croniche e una grave ipovisione, vedete, non vi è praticamente alcuna attivazione della corteccia visiva primaria. Con la stimolazione invece con luce blu, che è quella che stimola le cellule ganglionari con contenenti melanopsina, abbiamo dimostrato una invece importante attivazione delle aree visive primarie e non solo, quindi suggerendo che evidentemente, per quanto sia noto che le connessioni di queste cellule ganglionari siano prevalentemente ipotalamiche, ci devono essere delle connessioni con le regioni visive, e questo facendo ipotizzare anche eventuali, come dire, percorsi, chiamiamoli riabilitativi o di stimolazione di questa popolazione di cellule ganglionari in termini di compensazione. L'ultimissima parte della mia presentazione invece su una patologia di cui abbiamo iniziato a occuparci più di recente grazie a uno sforzo congiunto non solo della componente neurologica ma anche della componente, diciamo, clinica gastroenterologica del nostro policlinico, che è la Mingi. La Mingi è una malattia facile da, ovviamente in un contesto clinico adeguato, abbastanza facile da diagnosticare dal punto di vista neuroradiologico. Molti di questi pazienti, quando giungono alla nostra osservazione, presentano una importante e diffusa alterazione del segnale della sostanza bianca. Vedete, questa è un'immagine flare, questa è un'immagine T1, pesata in T1, dove al contrario del paziente con Kearns-Sharp che vi ho fatto vedere prima, vedete, vi è un risparmio della sostanza bianca immediatamente sottocorticale. Non abbiamo né noi né letteratura, ci sono dei dati di storia naturale dal punto di vista radiologico della malattia, però se confrontiamo pazienti con età diverse, vedete che l'alterazione di segnale tende ad essere presente inizialmente a livello della sostanza bianca periventricolare
e man mano si tratta di pazienti diversi, che l'età e la malattia va avanti, tende a svilupparsi verso la periferia, come dicevo, fin nelle fasi più tardive della malattia, con risparmio delle sostanze bianche immediatamente sotto corticale delle fibre. Oltre a questa progressione a livello cerebrale, abbiamo, con l'aumento dell'età dei pazienti, abbiamo una comparsa di alterazione di segnale a livello dei ganglia della base, del cervelletto e del tronco encefalo, in particolare a livello bottino. Abbiamo fatto una revisione in occasione di un consenso su cui avremo una seconda puntata, abbiamo sentito un secondo incontro domani che si è svolto a Bologna in marzo, una revisione della letteratura oltre 400 pazienti Mingi, 270 circa erano stati studiati con risonanza magnetica, e vedete che la sensibilità è quasi del 100%. Solo due pazienti su 270 sono risultati negativi. A fronte di questa imponente alterazione neuroradiologica, sia clinicamente che patologicamente, questi pazienti hanno ben poco. Ovviamente non sono tanti i casi studiati patologicamente, però i pochi casi studiati consistentemente non mostrano alterazioni, danno a carico della mielina, non mostrano gliose, non mostrano perdite di neuroni o di assoni. Questo studio seminale del Texas, quello che fu evidenziato è un accumulo interno di astrociti di albumina, suggestivo questo di un'alterazione di barriera. Questo è un caso bolognese studiato patologicamente dalla dottoressa Giordano, che ha mostrato una importante diffusa fibrosi del vessel smooth muscle in un unico paziente studiato con Mingi. Quindi alterazioni, e queste potrebbe essere la base patologica dell'alterazione di barriera, e a cui segue ovviamente l'alterazione del segnale che vi ho fatto vedere in risonanza, che tende a progredire nel tempo. Questo in realtà era già stato osservato più di 30 anni fa. Questa è un'attacca che mostra un'ipodensità della sostanza bianca diffusa, della sostanza bianca cerebrale, e in questo studio, lo studio di questo paziente, lo studio patologico non mostrava alterazioni né gliosi né perdite di neuroni, ed era osservato un ispessimento della ventizia dei vasi leptomeningei. Il quadro clinico dei Mingi lo ritroviamo anche un certo numero di pazienti con altre malattie mitocondriali. Questi sono alcuni pazienti che sono stati identificati grazie, come dicevo, a un percorso diagnostico che ha come origine prevalentemente i reparti di medicina interna e gastroenterologia, cioè il punto di partenza è un'insufficienza intestinale cronica, e poi questi pazienti vengono studiati dal punto di vista clinico e neuroradiologico. Vedete che però, a fronte di caratteristiche cliniche simili, sia internistiche, gastroenterologiche che neurologiche simili al Mingi, il quadro radiologico cerebrale è molto diverso. Vediamo in questo paziente MERT dell'alterazione specifica, sostanza bianca sfumata, sostanza bianca periventricolare, e in questo paziente con POLG un quadro radiologico perfettamente normale. Questa è invece una paziente che abbiamo seguito nel tempo, che fu sottoposta nel 2006 a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Questa è la risonanza prima del trapianto, viene trapiantata nel 2011, abbiamo una certa progressione della paziente in questo arco di tempo di 5 anni della leuconcefalopatia, dopo che abbiamo negli anni successivi una stabilizzazione. Questo invece è il primo paziente che è stato trapiantato nel mondo, ha subito un trapianto di fegato nel corazionale dimostrato in alto a destra di normalizzare il quadro a concentrazione di plasmatiche, di timidina e di oxiuridine, quindi di utilizzare il fegato trapiantato per correggere di fatto il difetto enzimatico. Questo è un paziente che di 25 anni, che vedete aveva già sviluppato importanti diffuse alterazioni della sostanza bianca e anche dei gangli della base. Lo abbiamo seguito per 2 anni e diciamo inaspettatamente, originalmente non ci aspettavamo che queste alterazioni fossero frutto di un'alterazione metabolica, in particolare l'accumulo di timidina e di ossiuridina nei tessuti. Ci aspettavamo una regressione di questo quadro, che in realtà non c'è. La spiegazione
probabilmente legata al fatto che vi è un danno, come mostrato nel paziente studiato dalla dottoressa Giordano, vi è un danno importante e permanente a carico della parete dei piccoli vasi. Per concludere, direi che l'imaging strutturale è uno strumento, come la biopsia, fondamentale per il corretto inquadramento dei pazienti. Correttamente, al tempo stesso, Ciner, in un up-to-date uscito su breve un paio di anni fa, sottolineava come però questi i parametri di imaging strutturale che utilizziamo nella clinica, soprattutto in fase diagnostica, sono insufficienti per monitorare la progressione della malattia, soprattutto ovviamente in un'ottica di interventi di tipo terapeutico. Vi ho mostrato soltanto alcuni esempi però, di come l'evoluzione della risonanza magnetica da tecnica puramente qualitativa a tecnica quantitativa e che permette di monitorare diversi parametri, dalla biochimica alla microstruttura, alla perfusione, alla funzione cerebrale, è sicuramente uno strumento indicato che fornisce dati, in quanto fornisce dati non solo multiparametrici, ma dati numerici e quantitativi che possono essere agevolmente utilizzati in trial multicentrici. Preme ringraziare ovviamente i colleghi dei miei più stretti collaboratori, il centro per nativi mitocondriali del nostro istituto, che ha due colonne portanti, l'originatore, chi ha dato genesi al centro, che è il professor Carelli, il dottoressa Lamoge, qui avremo due diapositive, non sarebbero bastate per elencare tutti i loro collaboratori. Molto importante, di grande soddisfazione, direi che è stata la collaborazione con i colleghi internisti nell'ambito della patologia dei vecchi. Grazie per l'attenzione. Grazie per la tua chiarezza. I dati si confermano, nel senso che l'approccio deve essere comunque sicuramente multidisciplinare e l'imaging, così come abbiamo detto, la cosa della biopsia è importante, è fondamentale in certi setting clinici specifici, non solo importante da quello che traspare dalla relazione che per la diagnosi, ma anche ovviamente per la diagnosi differenziale. Questo deve essere estremamente di grande aiuto. Mi pare di capire che forse dovremmo usare di più la spettroscopia in certe situazioni che ci può aiutare a valutare delle diagnosi altrimenti un po' più dubbie, può essere un'indicazione? Beh, noi lo usiamo in questo senso, bisogna convincere i nostri colleghi a usarle. Tu sai che i radiologi, ogni avanzamento tecnologico è sempre stato, insomma, da colleghi che si occupano più di attività più rutinaria, in qualche modo no, ostacolato. Meno hai da refertare, meno sequenze accumuli, meno hai da refertare, meno errori fai. Però sicuramente nei setting, come dicevi tu, giusti, sono dei centri secondo terzo livello, è una sequenza che nell'ambito dei disturbi del metabolismo va sicuramente acquisita. Ci sono delle domande, delle curiosità, dei commenti? Capisco che l'ora è tarda, ma Valerio, il tuo commento sulla tua collaborazione? Diciamo che il mio commento è di ringraziare Raffaele, con il quale abbiamo lavorato molto proficuamente in tutti questi anni, e lo ringrazio anche per avermi citato fin troppo nel corso della relazione. E devo dire che forse un'altra situazione di grande sinergia, e la soddisfazione c'è stata, è stata quella di lavorare poi con gli anatomopatologi, con Carla Giordano e con la Giulia D'Amati, perché quando poi, seguendo i pazienti e sfortunatamente, quando queste sono spesso malattie fatali, si ha l'opportunità di fare la neuropatologia, e lì devo dire che sia la condizione ottimale per coniugare poi tutto, perché poi dal tessuto puoi anche fare le famose omiche e tutto il resto. Quindi vale la regola che hai giustamente sottolineato, è un lavoro di team multidisciplinare dove la sinergia è la strategia vincente tra le varie sottospecialità mediche e biologiche e laboratoristiche, e questo è quello che esattamente stiamo tentando di fare oramai da, ahimè, 20 anni a Bologna, ma penso che al Besta sia esattamente lo stesso e qui a Roma idem, insomma. Quindi ci vuole un gran lavoro di squadra. Bene, ci sono delle domande?
Se no, Raffaele, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie per la tua relazione.